Ciao, ciao a tutti e benvenuti su Orchidee. Oggi c'è una nuova ospite sul mio canale, come potete vedere dalle immagini che scorrono. E si chiama Cecilia, ma sui social la trovate come Orma Frufru. La sua creatività spazia dalla carta al legno, passando a volte anche dalla resina. Infatti, Cecilia è una delle mie allieve del corso online Gioielli in Resina e sono sicura che presto vedremo sui suoi account social i risultati, del corso. Come sono sicura che i risultati del corso saranno sicuramente positivi, perché già si vede l'impegno e la cura che mette nelle sue creazioni in carta, che utilizza per allestire feste per bambini, compleanni, nascite, ricorrenze varie e poi è anche appassionata di restyling dei mobili. Infatti, ci sono delle foto bellissime di mobili che ha riportato a nuova vita sul suo account Instagram e anche sulla sua pagina Facebook. In particolare, io mi sono appassionata nel seguire il suo account sia per il restyling dei mobili, che è una cosa che mi è sempre piaciuta, ma ho avuto pochissime occasioni per farle un po' per mancanza di tempo, e anche per tutti i lavori con la carta, perché anche lei ha la silhouette come me e la mette a frutto molto più di me, anche qui perché io non ho tempo. E quindi per me è sempre una grande ispirazione vedere come le altre persone sfruttano la creatività e anche gli stessi mezzi creativi che ho io, nella speranza in futuro di riuscire a organizzarmi un po' meglio e di riuscire a fare nuove creazioni con la carta e con la silhouette. Infatti, guardando il suo tutorial, mi è venuta veramente nostalgia ancora una volta del periodo in cui facevo tante creazioni di scrapbooking. Tanto che appena l'ho visto, le ho detto, spero proprio durante le feste natalizie di trovare il tempo di seguire io stessa il tutorial che tu hai girato per il mio canale. Si tratta infatti di un tutorial veramente semplice e carino, una bella idea regalo, e vedremo insieme a Cecilia come realizzare un blocchetto notes, semplicemente utilizzando dei cartoncini e delle decorazioni scrap. Vedrete che è un progetto alla portata di tutti. Io adesso vi saluto, vi lascio alle immagini girate da Orma Frufru al suo tutorial e spero che questo avvento creativo vi stia piacendo, che vi stia appassionando e spero che torniate ogni giorno a scartare un nuovo pacchettino regalo. Salve a tutti, questo è il progetto che ho deciso di portare, è molto semplice ed è alla portata di tutti. È un piccolo regalino, una piccola idea o un regalo da fare a chi vi pare ed è un porta block notice con relativa penna o più piccolo col velcro, che è un post-it, un porta post-it, eccolo qua. Molto semplice. Cominciamo. Ci occorre un cartoncino da 200 grammi che andiamo a tagliare con una taglierina e se non ce l'avete basta prendere ovviamente un cutter ed un righello. Dobbiamo tagliare un rettangolo, dicevo, di 25,3 centimetri per 9,5. Dopodiché, con la tavola delle pieghe ed una pieghetta, e se non ce l'avete potete usare un righello con un bulino per fare la stessa cosa o una pieghetta, e dalla parte lunga andiamo a fare delle pieghe a 4,7.
5,4. Quindici, quindici virgola otto, e infine 16,7. Fatto questo, andiamo a misurare nelle due pieghe finali, nelle pieghe finali di comprese fra 15 e 16,7, andiamo a prendere delle misure, ossia con il righello ed un lapis vado a misurare nelle due righe più esterne 2,7 e 6,9, nell'altra sempre più esterna di nuovo 2,7 e 6,9. A questo punto, con il righello ed un cutter, vado a tagliare questa porzione che ho appena misurato e che sarà quella dove verrà alloggiata la penna. Punto, andando a fare la piegatura dove prima abbiamo preso le misure sulla tavola delle pieghe, così facendo abbiamo ricavato quello che è lo spazio dove andare a collocare, come dicevo prima, la penna. Eccolo qua. A questo punto pensiamo al rivestimento. Prendiamo una carta scrap, o quello che ne rimane in questo caso, e andiamo con la taglierina a ricavare un quadrato di 8,9 per 8,9 un quadrato, anzi un rettangolo di 8,9 per 8 ed infine un rettangolino di 4 per 8,9. Questi tre pezzi andranno qua, qua e qua. Allora, vi do un piccolo trucchetto. Quando avete una carta particolarmente fibrosa come questa, che la taglierina fatica a tagliare, con una limetta potete andare a livellare il taglio della carta che avete fatto, in modo da non avere più questi antiestetici pezzettini che fuoriescono. Ok, intanto incolliamo il primo. Io uso in questo caso la tacchi glu, ma va benissimo una colla vinilica qualsiasi. Facciamo lo stesso quest'altro,
l'ultima parte. E procedo all'incollaggio anche dell'ultima parte. A questo punto, con un punch per bordi, andiamo a decorare il bordo. Ecco qua, a questo punto prendiamo un blocchettino. Userò questo qua, lo incolliamo a questo punto. Potete mettere o uno di questi bottoncini qui con il suo attrezzo per poterle mettere, o molto semplicemente, come farò in questo caso, dei bottoncini di velcro, per cui se ne prende uno, lo applico più o meno al centro, vado a spellicolare la pellicolina trasparente che ho qui, richiudo, perfetto. Ecco qua. Qua ci inseriremo, adesso vi faccio vedere questa giusto per prova, la penna. Andiamo a decorare, ad esempio con una calzetta della Befana, e ci possiamo mettere un cervo. Io applico il mio logo. E giusto per ricordare che siamo a Natale, un piccolo fiocco di neve. Ecco qua, il progetto è terminato. Vi ringrazio, spero che vi sia piaciuto, e ringrazio soprattutto Diana Archidee per questa bellissima idea. Un saluto a tutti e a presto. Ciao da Orma Frufru.